Senatore Paolo Arrigoni, lei dice che il decreto alluvioni ha la coperta corta, perché? Perché non vengono messe nuove risorse per far fronte alle esigenze di privati, imprese e comuni colpite dalle alluvioni del 2013 e di quest'anno, comuni di Emilia Romagna già colpiti nel 2012 dal terremoto, ma sono risorse allora allocate per il sisma che non sono ancora state spese. E siccome le necessità sono molte, sono migliaia le richieste di intervento per danni subiti, ecco perché l'ho definita coperta corta, i soldi non basteranno. In particolare non bastano per quale aree? Ma diciamo, il decreto prevede interventi solo per l'Emilia Romagna e qui noi abbiamo evidenziato una noncuranza nei confronti dei territori delle province di Mantova e di Rovigo che nel 2012 sono state anch'esse colpite dal terremoto e poi anche prima e dopo anche da alluvioni. Quindi non si riesce a capire perché il governo tratta figli e figliastri, territori e popolazioni che comunque sono state colpite da gravi calamità naturali che hanno creato anche delle vittime, dei feriti, imprese che hanno dovuto abbandonare la propria produttività, gente che è stata sfollata, insomma due pesi, due misure. Questo noi l'abbiamo assolutamente stigmatizzato, anche se comunque abbiamo posto un voto favorevole al provvedimento perché qualcosa fa, ma ripeto, abbiamo sollecitato il governo e la maggioranza di intervenire anche per queste popolazioni delle province di Mantova e di Rovigo. A proposito di alluvioni, state aspettando delle risposte dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi per quanto riguarda il problema del dissesto idrogeologico? Beh, quando si è insediato il 24 febbraio aveva promesso entro marzo un piano per fronteggiare il problema del rischio del dissesto idrogeologico. Siamo ormai quasi alla fine di giugno, questo piano non c'è, né tantomeno le risorse che sono assolutamente fondamentali per mettere in sicurezza il territorio e per passare una volta per tutte dalla logica dell'emergenza alla logica della prevenzione. Basta.